Sì, scusate se resto seduto, ma mi sono fatto un piccolo intervento a un ginocchio, quindi per evitare magari che mi afflosci lì dietro, forse è meglio che resti seduto. Io vorrei cominciare ringraziando Paolo Fontanelli per aver organizzato l'incontro di questa mattina, il segretario Veltroni che è qui presente, i parlamentari, a cominciare da Simonetta Rubinato, che si sono impegnati dandoci una mano e che ovviamente continueranno a darla anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per sostenere l'iniziativa che i comuni stanno portando avanti in questo momento in vista di scadenze importanti e in relazione ai problemi che sono già stati qui molto ben delineati nella relazione, negli interventi di Sturani e Guerra. Io non sto a ripetere. Naturalmente poi per le questioni di carattere più tecnico avremo modo di tornarci anche in altre sedi dell'Associazione dei Comuni. Le schede di lettura della manovra sono già in fase di elaborazione, alcune già elaborate si ritrovano sul sito dell'ANCI, quindi per questi aspetti più specifici io rimando ad altre occasioni e anche alla consultazione dei nostri sistemi di comunicazione come ANCI. Io credo che il primo obiettivo sia naturalmente quello di lanciare l'allarme rosso, come è stato detto giustamente nel titolo di convocazione di questo incontro. Ma credo che l'incontro di oggi abbia anche un obiettivo più impegnativo, di respiro, di medio-lungo periodo. Adesso Mauro Guerra ricordava ovviamente l'importantissima scadenza elettorale della primavera del 2009 che vedrà coinvolti circa 4.400 comuni fra piccoli, medi e grandi. E soprattutto credo che noi in questo momento abbiamo molto bisogno di rilanciare il tema delle riforme, riforme istituzionali, riforme costituzionali, riforma della fiscalità locale. Credo che il punto principale che da questo punto, su questo piano, sul piano politico, dobbiamo mettere in evidenza è proprio la fortissima, palese, evidente contraddizione che si è aperta nella impostazione del governo e della maggioranza che lo sostiene fra l'obiettivo, per ora soltanto conclamato e proclamato, di portare avanti una riforma di segno federalista e le prime scelte che questo governo ha compiuto. Scelte che in realtà riportano ad una logica di forte accentramento, penso soprattutto alla finanza e alla fiscalità, ma non solo, e contengono alcune volte anche una logica punitiva. Dico alcune volte perché in questo momento noi abbiamo anche constatato nel rapporto diretto col governo una grandissima confusione di intenti e di obiettivi. Anche questo dobbiamo sottolinearlo. Sinceramente, un livello di confusione, di contraddittorietà, di cambio in corso d'opera delle norme, di norme che si inseguivano e si susseguivano, anche l'una incoerente e contraddittoria rispetto all'altra, raramente ci era stato dato di vederlo in questi termini. E credo che questo sia comunque preoccupante, proprio perché il rischio che si manifesti in maniera ancora più pesante l'incoerenza di cui parlavo prima c'è tutto e si riflette non solo sulle misure immediate, sulla manovra economica 2009, eccetera, ma c'è il rischio che si rifletta anche su altri livelli istituzionali, che poi a cascata si ripercuotono sui comuni, e sulla stessa impostazione delle riforme. Per esempio, questo testo Calderoli sarà molto importante aprire, io non sono in grado in questo momento di esprimere un giudizio, non l'ho visto, bisognerà subito fare una valutazione molto attenta. Calderoli è venuto la scorsa settimana in conferenza unificata a presentarlo per sommi capi, in termini molto generali. Io credo che sia assolutamente necessario richiamare a un confronto stringente, dare
da quello che si capisce dal punto di vista dei comuni, potrei dire che questo testo in questo momento appare molto orientato, non voglio dire sbilanciato, orientato sulle regioni. Forse non prende adeguatamente in considerazione quella che è la realtà dei comuni italiani. Però io non voglio anticipare giudizi, voglio soltanto dire che uno dei punti fondamentali su cui ritengo che il Partito Democratico debba promuovere una forte iniziativa è proprio di portare il governo e la sua maggioranza a mettere le carte in tavola avanzando le nostre proposte, che abbiamo cominciato a discutere nel seminario che si è tenuto qualche tempo fa, una quindicina di giorni fa, alla Camera. E io ritengo che quella sia stata una buona base di partenza sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. Naturalmente dico questo ben sapendo che in questo momento la risposta politica, penso per esempio alle dichiarazioni di Bossi, da parte nostra deve essere molto forte e molto determinata e direi perfino indignata. Ma questo non deve ovviamente significare che noi lasciamo campo libero agli altri sul tema del federalismo. Noi abbiamo le nostre proposte, vogliamo approfondirle, vogliamo discuterle, ma vogliamo che siano messe in campo e tenute in adeguata considerazione, proprio perché queste sono riforme che ci coinvolgono tutti quanti e naturalmente in primo luogo ci coinvolgono come amministratori locali. Per quanto riguarda più in particolare la situazione di fronte alla quale ci troviamo oggi, vorrei fare anche questa notazione. Paolo lo ha detto nella sua relazione. Le regioni stamani non sono presenti, credo, però in questo momento noi siamo chiamati anche a dire la nostra come amministratori comunali sullo scontro che si è determinato sul tema sanità, in particolare il rispetto del patto sulla salute e il problema relativo ai ticket e al finanziamento della spesa sanitaria. Questo è un punto molto delicato su cui credo che in questo momento ci sia il livello di conflitto maggiore, ma come giustamente è stato ricordato nella relazione, per quanto come competenza la questione riguardi in primo luogo le regioni, è del tutto evidente che i problemi relativi alla spesa sanitaria si riflettono direttamente sulle condizioni di vita, dal punto di vista dell'assistenza intesa complessivamente, dei cittadini nei nostri comuni. Il tema più delicato in questo momento, ed è ciò su cui credo dobbiamo concentrare particolarmente la nostra attenzione, è la situazione che per il 2008 possono trovarsi a vivere i comuni italiani. Facciamo un discorso molto concreto. In ottobre ci sarà la rata di trasferimento erariale, c'è il rischio estremamente concreto, materiale, che quella rata di trasferimento sia molto molto bassa e che di conseguenza si determinino dei problemi di cassa estremamente seri per i nostri comuni. Credo che il primo obiettivo quindi sia quello di tenere sotto controllo, anche con un'adeguata iniziativa politico-parlamentare, ciò che accade sulla questione trasferimenti e sulla questione rimborso ICI. Ricordiamoci che, anche grazie alla nostra iniziativa, nel documento di programmazione economico-finanziaria c'è scritto che è previsto il rimborso integrale dell'ICI. E al di là del fatto che ovviamente siamo di fronte a quella incoerenza di cui parlavo prima, per cui siamo tornati in questo momento in una situazione di ancora più accentuata finanza derivata perché il rimborso dell'ICI avviene attraverso trasferimenti erariali. Tuttavia, la questione fondamentale è vedere, come giustamente è già stato ricordato, quanto deve essere rimborsato e come, perché attualmente ancora non c'è una condivisione dei dati e bisogna prima di tutto partire da questo per poter avere rimborsi che si basino non su calcoli di relazioni tecniche, questo lo sottolineo con molta forza, ma come è stato giustamente anche detto in un emendamento che si è approvato, se non sbaglio, in sede di commissione di dibattito in commissione bilancio,
è assolutamente indispensabile che questo rimborso avvenga sulla base della certificazione che viene dai comuni italiani. Questo anche per evitare di trovarci poi in situazioni complicate, come avvenne rispetto al decreto cosiddetto Visco, la finanziaria 2007, di cui sembra che ora, su cui stiamo riuscendo a trovare una soluzione. La situazione quindi è difficile e ci si prospetta un autunno carico di problemi e di tensioni. Io credo quindi che sia molto importante una forte iniziativa, una forte mobilitazione di natura politica su questi temi. Anche interpretando il disagio che in questo momento stanno vivendo numerosi amministratori del PDL e della Lega, e riuscendo quindi in questo modo ad avere una funzione che sia in grado di rappresentare complessivamente quella che è la realtà del mondo delle autonomie, in particolare dei comuni, tenendo conto anche, come ricordavo prima, dell'importante scadenza amministrativa che ci stava davanti nella primavera del 2009. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto e mi avvio a concludere. Io credo che c'è un punto che noi dobbiamo rilevare con grande preoccupazione. Oggi noi assistiamo a una tendenza molto spesso, in una fase di crisi della politica e delle istituzioni, della loro efficienza, efficacia e rappresentatività, a scaricare sui livelli locali il peso di problemi e di contraddizioni che vengono vissute dalla politica a livello nazionale. Questo è un problema che purtroppo ci portiamo dietro da un po' di anni e ritengo che uno degli aspetti su cui questo si è manifestato spesso con maggiore pesantezza è quello del cosiddetto dibattito intorno ai costi della politica. Ora, io qui siamo in una sede politica, appunto del Partito Democratico, io ritengo che siamo tutti chiamati a dare risposta al problema dei costi della politica e delle istituzioni. Veniva ricordato nell'introduzione di Fontanelli che io e Chiamperino abbiamo inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che sì, anche qui ci sia una condivisione delle strategie da seguire a livello istituzionale e non si assista a questa sorta di scaricabarile che determina una vera e propria crisi delle relazioni istituzionali in questo momento, una vera e propria questione democratica che contrasta con lo spirito dell'articolo 114 della nostra Costituzione, che dice una cosa molto chiara e molto semplice, che le istituzioni, i livelli istituzionali sono diversi fra loro, ma tutti quanti hanno la stessa dignità pur svolgendo funzioni differenziate. Io so che questa proposta, quando la lanciai qualche tempo fa, fece discutere e trovò anche un certo numero di obiezioni. Io ritengo, per esempio, che per quanto riguarda i comuni sia sbagliato agire sul lato delle indennità degli amministratori, ma non per una rivendicazione da sindacalista dei comuni. Penso invece che se vogliamo porci il problema dell'efficienza e dei costi, sarebbe, questa è la mia opinione, da rilanciare la proposta di una riduzione dai mandati amministrativi successivi del numero dei consiglieri comunali e degli assessori, per esempio. Ritengo che questo sia un punto di dibattito, naturalmente esistono opinioni diverse. Ma penso che sia importante essere in campo con una nostra proposta, almeno da parte dei comuni, che non si limita semplicemente a dire dei no, ma avanza anche delle proposte alternative. Ciò che è certo comunque è che noi abbiamo bisogno di una ripresa di iniziativa forte da parte del Partito Democratico e un incontro come quello di oggi è particolarmente importante da questo punto di vista. Il 25 di ottobre Walter Veltroni ha lanciato una grande manifestazione nazionale organizzata e promossa dal Partito Democratico. Personalmente penso che sarebbe utile se trovassimo il modo in vista e a supporto, a sostegno di quell'appuntamento, di promuovere una iniziativa prima del 25 ottobre sul tema delle autonomie,
della loro funzione, della proposta per il paese e della difesa dei livelli di vita della cittadinanza rispetto alle manovre del governo. Credo che potrebbe essere un appuntamento che serve a dare forza e sostanza all'iniziativa del PD. Penso soprattutto che potrebbe essere la prima base per assumere la scadenza delle elezioni amministrative del 2009 come grande banco di prova impegnativo del Partito Democratico e per porci l'obiettivo di arrivare a quella scadenza forti e capaci di vincere. Grazie.